anche se nelle città, diciamo nei centri abitati in generale, può sembrare che questo periodo della neve, questo periodo tosto, diciamo, della neve, sia passato, invece dobbiamo dire che nelle campagne ancora si soffre, diciamo, di questo fenomeno atmosferico che è successo in questi ultimi tempi. Vogliamo ricordare che stiamo registrando, più o meno siamo alle 12, alle ore 12 del giorno 6 febbraio, e come potete vedere, 6 marzo, mi corregge, giustamente, 6 marzo. Come potete vedere, in una fattoria qui, dove praticamente in un centro di allevamento di bestiame, ecco, proprio adesso sono riusciti ad arrivare per portare il fieno per gli animali. Ecco, infatti non so se Saverio può inquadrare quel pezzo di strada dietro la macchina, dove praticamente, ecco, è stato aperto un varco con una ruspa, e quindi praticamente siamo qui sulla falda che porta, della montagna che porta su Monte Lifoi di Picerno. E quindi voglio dire, ecco, e adesso stanno lavorando per cercare di portare il fieno agli animali, che con le scorte che stanno nei magazzini, non so se Saverio riesce a vedere qua la scorta di fieno in questo magazzino, ecco, gli animali sono riusciti a diciamo così, a svernare, se possiamo usare questo termine, questo periodo dove qui non poteva arrivare nessuno se non qualcuno a piedi. Perché in questo posto dove ci troviamo in questo momento c'era una quantità enorme di neve che si è raccolta con diversi strati, perché il fenomeno è questo, se guardiamo, c'è un primo strato di una prima nevicata che poi ha ghiacciato, poi c'è stata una seconda nevicata, ghiacciato, terza nevicata, ghiacciato, per questo una serie di nevicate, così alla fine mettono in condizione, diciamo così, anche ad alte temperature, la difficoltà di vedere sciogliere questa neve. Come possiamo vedere, qui la strada praticamente è cioè non è praticabile, per arrivare, logicamente, Saverio, se riusciamo a vedere dietro quegli alberi ci sono altre fattorie. Dietro quegli alberi lì ci sono altre fattorie dove praticamente sono rimaste isolate per tutto il tempo. Vabbè, questo era quello che volevamo documentare, la neve di Lifoi e quindi il lato, diciamo, di Potenza. Qui siamo a pochissimi chilometri dalla città di Potenza e quindi siamo voluti venire con Saverio per documentare questo. Grazie.